Del nucleo antico della città di Gorizia, che era delimitato da mura e fossato, fa parte anche Via del Rastello, una delle vie più caratteristiche della città. Prima via cittadina risale infatti al 300. Via Rastello una volta aveva un cancello che la chiudeva, che si chiamava appunto Rastello, da cui prende il suo nome, e questo separava la città dal contado. Ora è una caratteristica via pedonale che porta, come detto, in Piazza della Vittoria, dove andiamo adesso. Ed eccoci in Piazza della Vittoria, una delle piazze più ampie della città. Quella alle mie spalle è la chiesa di Sant'Ignazio, costruita dai Gesuiti dal 1654 al 1767. Via Rastello e questa piazza rappresentano benissimo, secondo me, l'anima di questa città a metà tra Italia e Mitteleuropa. Nella piazza spicca la casa Toriana, che possiamo vedere in questo momento, di origine cinquecentesca, oggi sede della prefettura. A lato della piazza si trova la Fontana del Nettuno, quella alle mie spalle, eseguita verso la metà del 1700 dal padovano Marco Chierghin su progetto di Niccolò Pacassi. In Piazza della Vittoria potete inoltre ammirare la casa dove ha abitato Michael Stetter.